per me ottobre significa autunno e quindi zucca. Cioè in realtà la sto mangiando da un mese, infatti se mi seguite su Instagram saprete che ne sono davvero ossessionata e la mangio troppo spesso. Troppo, troppo perché mi gonfia tantissimo, soprattutto se mangio la buccia. Questo gonfiore diciamo che è sopportabile anche se a volte diventa davvero davvero esagerato e il motivo è perché la zucca contiene davvero tante fibre. Però che dire, è autunno, si va verso l'inverno, vive maglioni, ci si copre, vive maglioni, servono, copriamoci la pancia, anche perché sennò si prende freddo. In molti mi avete chiesto come cucino la zucca, secondo me ci sono due metodi validi. Uno che è davvero più semplice, che è al forno. Quindi basta tagliare la zucca a spicchi, metterla su una leccarda su carta da forno. Voi mi vedete usare la carta stagnola, ma è soltanto perché non ho la carta da forno, l'ho finita. E poi si schiaffa in forno per 30-40 minuti. Un altro metodo che è un po' più laborioso, ma secondo me più gustoso, è cucinarla utilizzando il forno a microonde. Basta tagliare la zucca a cubetti, togliendo la buccia, e poi metterla in vaporiera da microonde, my best friend, e poi microonde per circa un quarto d'ora. Solo che qui io non ho il microonde. A Piacenza non avevo il forno, qui non ho il microonde, non vinco mai. Quindi, dopo tutta questa introduzione sulla zucca, preparo il pranzo e voglio fare una ricetta per me super autunnale, super hashtag gusto terra. Messa sull'acqua per il riso, preparo le lenticchie. Io utilizzo queste qui in scatola perché sono alla disperata ricerca delle lenticchie secche. Più per una questione di riduzione del consumo di plastica, perché nel sacchetto di lenticchie secche ci sono più lenticchie rispetto a questa scatola, quindi mi durerebbe di più rispetto al consumo di plastica. Beh. Però non riesco a trovare dei legumi secchi che non contengano tracce di glutine. Supermercato non esistono, li ho controllati tutti. Quindi se voi avete dei consigli o conoscete un brand, per favore fatemelo sapere. Un consiglio che invece io mi sento di dare a voi è quello di controllare bene gli ingredienti delle lenticchie in scatola soprattutto, perché molto spesso contiene della salsa di pomodoro. Non mi chiedete il motivo. Probabilmente pensano che noi italiani mangiamo soltanto lenticchie al pomodoro, che sì, sono buone, ma non necessariamente. E infatti queste qui che ho preso all'Esselunga, e sono davvero il sottobrand perché tanto sono lenticchie, sono lenticchie, acqua, sale e cloruro di calcio, quindi non c'è salsa di pomodoro. Io le lenticchie, prima di consumarle, le lavo. Molto importante sciacquarle perché il liquido contenuto dentro è quello che fa fare le puzzette. E le faccio un po' sbollentare. Tutti i legumi, eccetto i ceci, se mangiati crudi mi gonfiano da morire. Poi prendo la zucca cotta dal forno e la taglio a cubetti, cercando di fargli mantenere la forma e non distruggerla e renderla poltiglietta. Butto un po' più riso del normale, perché questa sera sono fuori agli allenamenti di Adidas Runners e voglio tornare a casa e mangiare direttamente senza dovermi preparare nulla. Quindi faccio un po' di meal prep, cioè essenzialmente butto più riso e poi lo tengo da parte. A parte taglio a cubetti la feta, io prendo un panetto di quelli da 200 grammi, cosa sono, e lo divido in due o tre porzioni e poi lo congelo perché si mantiene benissimo in freezer, quindi non avete bisogno di aprirlo e doverlo mangiare tutto per forza. E io vivendo da sola spesso ho questo problema. Anche poi quando si scongela è in realtà anche molto più friabile rispetto a prima. Scolato il riso, ne ho messo un po' da parte per questa sera. Adesso aggiungo il riso alla zucca con lenticchie e cipolla. Aggiungo la feta, riaccendo il fuoco sotto. E in piatto! Si mangia! E per completare un piatto, un filo d'olio. Ta-da! Buon appetito! La zucca è buonissima, mangiata al forno con cannella, solo se è davvero castagnosa e sa di castagna. Quando una zucca non sa di castagna, può essere recuperata, c'è speranza per la zucca. Abbinatela ai formaggi, feta, parmigiano, fare una crema con il Philadelphia, col quark, con lo yogurt, buonissimo davvero.
appena tornata a casa da un incontro di lavoro e sono quasi le 6. Una cosa a cui non ho mai posto particolare attenzione è cosa mangiare pre-workout. In teoria, se si facessero le cose fatte per bene, cioè se la tua vita girasse soltanto intorno all'allenamento, si dovrebbero concentrare carboidrati intorno all'allenamento, quindi prima e dopo, e limitare i grassi nel post-workout perché rallentano l'assorbimento delle proteine. Io personalmente non ci sono mai stata attenta perché secondo me questo è un pensiero che deve fare chi si allena per uno scopo di gara, competizione, eccetera. È molto restrittivo mentalmente, soprattutto nella giornata di una persona normale che magari va a lavoro, studia e non può permettersi di pensare a quando allenarsi. Però una cosa a cui sto invece cominciando a badare è la consistenza di ciò che mangio magari prima di un allenamento. Ad esempio, tra un paio d'ore mi alleno con gli Adidas Runners, faremo una corsetta di mezz'ora 40 minuti e ho notato che se faccio una determinata attività fisica come la corsa, ci sono certi alimenti che non posso assolutamente mangiare prima di andare a correre. Tra questi c'è lo yogurt, la banana e tutti quegli alimenti un po' liquidini che mi risalgono. Infatti oggi quindi allora ho deciso di fare per merenda questi risi e bisi, che sono parole abbastanza venete, che questa azienda Valle d'Oro mi ha mandato. Come vedete li ho già aperti, li ho già assaggiati, perché sono degli snack a base di ceci. Questi, ci sono anche quelli a base di piselli. Sono secondo me uno snack fantastico a livello nutrizionale perché sono completi di grassi, carboidrati e proteine. E voi sapete che io ci tengo molto a fare ogni pasto completo, quindi bilanciato, e spesso come fonte proteica di metà pomeriggio consumo latticini, che può essere il quark, i fiocchi di latte, lo yogurt, e quindi quando devo fare un allenamento come quello di stasera mi trovo in difficoltà. L'unico ingrediente che mi sento un attimo di criticare, che non è il massimo, è l'olio di girasole. Avrei preferito l'olio d'oliva, però comunque ce n'è poco perché per 100 grammi ci sono 5 grammi di grassi, di cui saturi 0,8, quindi davvero quantità irrisoria. Con questo super outfit da grande puffo sto andando all'allenamento. Comunque volevo far vedere cosa intendo quando parlo di pancia gonfia. Ma che roba. Questo è, sono completamente rilassata. Cioè raga, è gonfia, eh. Cioè dall'alto secondo me rende di più. Ecco, così è dall'alto, cioè sembra incinta. Vivere così tutto il giorno è pesante, perché è proprio massiccio. E questa è la zucca, ve lo giuro. Adesso io provo a fare una settimana senza zucca e poi rifaccio un cosa mangio in un giorno e vi faccio vedere il cambiamento. Ok? Cioè, sapete che coraggio ci vuole mettere questa foto, questa video sul web, considerando che non sono incinta. Andiamo a correre! Come ti chiamo? Zucchino? Zuccotto! Lo zuccotto abbiamo! Sono le 9:30, sono appena ritornata a casa dall'allenamento, quindi ora bistecchiera, bistecchina e quello che avevo preparato prima, e si cena! Decido di farmi della salsa di pomodoro come contorno insieme alle verdure, mi è esploso tutto addosso. Ma è ammuffita perché è acidissima, vi giuro, non si può mangiare, ma non è scaduta. Ugh, sa di aceto. Ah, ho pulito oggi! Per fortuna ne avevo un'altra, grazie Pomi. Splendido, splendenta! Chiedo scusa per l'impiantamento da ospedale, ma ho fame e basta. Quindi carne, salsa di pomodoro, finalmente ce l'ho fatta, zucchine e riso direttamente dalla schiscetta, condito con sale, pepe e olio. E c'è Luna che mi fissa. È il giorno dopo, scusate se ieri sera ho interrotto il video così, ma poi è arrivata la Vale e abbiamo passato la serata insieme. Comunque volevo concludere questo video dandovi qualche consiglio sull'argomento che ho affrontato in questo video,
involontariamente, che è il gonfio addominale. Il mio primo consiglio è: non affidatevi a tisane, detox, sgonfia pancia, non spendete soldi su queste cose. Se avete un problema di gonfio addominale, molto spesso è legato a ciò che state mangiando, ciò che avete mangiato, a cui il vostro corpo ha reagito male, e spesso a stress. Quindi i miei consigli sono quello di provare a ridurre il proprio livello di stress. È difficile, lo so, io sono molto stressata, mi stresso da sola, quindi vi capisco. Ma il consiglio principale è quello di capire qual è l'alimento che vi sta causando questi problemi. Per me, come vi ho detto, ci sono diversi alimenti che ho imparato a riconoscere, che sono la zucca, i legumi crudi. Quindi imparate ad ascoltarvi. E se volete degli aiuti esterni, secondo me esistono due prodotti molto validi, che sono i semi di finocchio. Potete acquistare i semi di finocchio in erboristeria e farvi gli infusi, oppure acquistare direttamente delle tisane al supermercato che contengono finocchio. Ad esempio, so che la Pompadour ha proprio la tisana al finocchio, e quelli vanno a aiutare a sgonfiare e ad assorbire l'eventuale aria nella pancia. Secondo consiglio sono delle pastigliette al carbone vegetale, tutto naturale, niente di particolare, li trovate in erboristeria di qualunque brand, sinceramente non ho un brand da consigliarvi. Io le prendo dall'erbolario e le prendo soltanto quando riconosco di avere molta aria nello stomaco. Io adesso sono gonfia, ma so che è colpa della zucca, quindi dell'eccessivo consumo di fibre. Non è perché ho troppa aria. Invece poi ci sono altri tipi di gonfiore in cui riconosco di avere aria nella pancia, faccio molta flatulenza, si dice, faccio molto scorregge, e quindi il carbone vegetale va ad assorbire l'aria nella pancia. Però mi raccomando, fate attenzione, perché bisogna assumerlo lontano dai pasti, e comunque chiedete in erboristeria. Non vi fidate mai di quello che si dice troppo online. Io vi lascio con questi consigli. In realtà il consiglio più utile e il più efficace è quello di ascoltarvi, capire cosa funziona per voi, cosa funziona su di voi, che non è necessariamente ciò che funziona su di me, vostra madre, la vostra amica, qualunque altra persona. Dovete studiarvi, e è bello alla fine, perché è un processo conoscitivo di se stessi, cioè tu vai a conoscere esattamente e a imparare ciò che il tuo corpo approva e non approva. Io lo trovo davvero interessante e davvero bello, perché è proprio un modo di avvicinarsi a se stessi e sentirsi connessi con se stessi. Basta, io spero che questo video vi sia piaciuto, che vi sia stato utile, interessante. Se così è stato, mi raccomando, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e lasciate un commento, molto apprezzato, grazie. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao ciao!